Ma davvero ha senso togliere denti sani per avere un bel sorriso? Giro la domanda: come sistemo il sorriso di un adulto con disallineamenti sia dei denti che delle ossa mascellari? Finita la crescita, infatti, l'apparecchio lavora solo sui denti. Il caso più comune: incisivi sporgenti, mascellare e mandibola sfalsati e i denti davanti non si toccano. E invece è fondamentale avere un contatto corretto tra i denti davanti, superiori e inferiori. Solo così gli incisivi e i canini funzionano da scivoli e proteggono i molari dalle spinte laterali e si evitano danni ai denti, problemi di masticazione, di cervicale e di postura. Per esempio, in questo caso, solo togliendo un premolare per lato diventa possibile mettere al posto giusto i denti davanti che sono troppo sporgenti. Viste così, le estrazioni sono la strategia giusta per aggirare i difetti scheletrici quando non si può più intervenire sulla crescita. È meglio avere due denti in meno e gli altri in ordine piuttosto che due in più e rischiare problemi peggiori. Tanto, chiuso lo spazio di estrazione, nessuno si accorge che mancano due denti, perché nessuno si mette a contare i denti di chi ha di fronte. Questo è solo un esempio, ma è per dirti che è talmente importante che la bocca funzioni bene che siamo proprio noi dentisti a consigliare in alcuni casi di togliere dei denti, anche sani. Scrivimi se hai dei dubbi o se vuoi passare a trovarmi in studio per parlare della tua situazione. Ti lascio la mia mail in descrizione. Così mi arriva la notifica sul cellulare e ti posso rispondere quasi in tempo reale. A presto. Ciao.